Il biglietto l'hai comprato tu? È stato pagato dalla mia compagna. Me l'ha dati lei i soldi, vero? L'ha dati lei? Ci hanno provato. We are a good businessman. We will pay for our millions. Non posso. So it means you are inadmissible. Come di riportare la documentazione per poter venire anche per pochi giorni? Non ce l'hai, che devo fare? Perché compri rum in Amsterdam? È un prodotto olandese, rum? No. No. Positivo la cocaina. Una volta mi ripiega. L'avevo messi perfetto. No. Tanto è poca roba. Per 7 giorni è poca roba. Ha ridato rosso, la terza volta rosso. I'm not a criminal. Se mi devo dire una sì a me. Eh? Non può essere. Non può essere? Non può essere. And so, do you want to tell me the truth? Mm-hmm. Or you don't know? For me to say. Tu cambia. Ma tu la controlla un po'. E chi sei? Ero così freddo. Mio padre! Aiuto, Antonio! Aiuto, Antonio! Mio padre! Con más de 5 décadas de historia, el aeropuerto de Roma es una de las 10 terminales aéreas más transitadas de Europa. Más de 43 millones de personas pasan por aquí cada año, mientras la policía vigila cada movimiento. Buongiorno, puoi aprire i documenti per piacere, grazie. Su misión es detectar a aquellos que buscan cruzar la frontera con alguna intención delictiva. El monitoreo de las listas de pasajeros es un arma fundamental para la unidad antidrogas, que ahora se encuentra en pleno operativo. Hombre, una carta de identidad, por favor. Gracias. Abbiamo notato che sul volo che arrivava da Lisbona c'era un cittadino italiano che aveva fatto un acquisto di un biglietto in maniera alquanto strana. Documento, per favore. Signore? Viene da San Paolo. Che ha fatto? San Paolo, Lisbona. Che aveva fatto un acquisto di un biglietto in cash, e questa è la prima cosa. Sta in vacanza? Sì. Quanti giorni c'è stato fuori? Una settimana. Circa una settimana prima di acquistare il biglietto aveva ricevuto una somma circa uguale al biglietto aereo. Ci segue, facciamo un controllo. Tutto a posto? No. Andiamo io. El joven se muestra relajado ante la inminente revisión. Como si verdaderamente no tuviera nada que ocultar. Sei stato allora, mi hai detto? San Paolo. Togli gli occhiali, per favore. A San Paolo. San Paolo e poi? Ho fatto il carnevale di Rio. Di Rio. Quindi sei stato a San Paolo e a Rio. Tutti e due i posti. E ci ha detto che era andato in Brasile a trovare una modella brasiliana che l'ha invitato lì e che il biglietto gliel'ha pagato lei. Che lavoro fai qua tu? Faccio elettricista. Elettricista. Il biglietto l'hai comprato tu? L'ho comprato io, ma è stato pagato dalla mia compagna. Me l'ha dati lei i soldi, vero? L'ha dati lei? Come te l'ha mandato i soldi? El joven aparenta ser una suerte de gigoló, lo que explicaría el movimiento de dinero que despertó las primeras sospechas. Pero no convencidos, los agentes continúan indagando. ¿Dónde la conociste esta tua fidanzata? Era qua a Roma. ¿Cuánto tiempo fa? Sarà una mesata. ¿Lei cuánto si è fermata qui quella volta? Era stata una settimana. Due settimane, poi ripartita, ti ha detto aspetto giù, ti ha mandato i soldi, ti ha detto ti aspetto giù. Non ti sei innamorato. Questi c'è un debole per latinoamericano. Questo devo dire. Purtroppo noi in Italia abbiamo una concezione su queste donne sbagliate. La storia che ha raccontato potrebbe essere reale, considerando il turismo sessuale che c'è tra Italia e Brasile. En la maleta no encuentran nada extraño. La prima volta mi ripiegavo, l'avevo messi perfetto. Tanto è poca roba, hai su poca roba, non ci metti tanto. Senti, rimetti dentro e poi li controlliamo addosso. Pero los agentes no se rinden, intuyen que deben seguir buscando. Hai nulla addosso che non dovresti avere? No? Ne hanno fatto mai altri controlli analoghi in aeroporto? Prima volta. Prima volta? C'ho sempre la prima volta. Ecco, la puoi vedere, questa sullo sfondo. E questa sullo sfondo? Sì. Bella ragazza. Ci ha fatto vedere alcune foto della ragazza, effettivamente se è quella è una bella ragazza, quindi
diciamo, è rimasto attratto subito. Hasta ahora, el supuesto galán ha procurado mostrarse seguro y relajado, pero de pronto algo lo empieza a incomodar. Se vergogna, tanto siamo tre uomini. Cosa succede? Se chi sei, Rocco Siffredio? Hai fatta felice. Sempre. La persona a un certo punto, quando abbiamo sbagliato, sembrava un superdotato. Che c'è lì dietro? Niente. Tutta sua, controlla un po'. Ah. Apra un po'. El hombre está completamente arrinconado y la policía está a punto de descubrir una gran verdad. Chi c'è là? Questi? En 2018, la inmigración irregular a Italia se redujo en un 31%. Ahora los agentes se encuentran en pleno control de un vuelo recién llegado de Albania. Do you have other document inside the bag? No. Are you sure? Yes. Las personas que despierten alguna sospecha serán separadas para un control más detallado. Loro che ha detto che sono? Noi siamo venuti a fare la visita qua dal neurologo. Ma siccome era una cosa veloce, non abbiamo fatto il biglietto andato e ritorno. Ahora una pareja ha sido demorada tras no cumplir con los requisitos básicos de ingreso. Que no se sabe cuánto durará la terapia. 5 giorni, 4 giorni, una settimana per questo. Questi ragazzi sono stati portati da me in seconda linea perché al controllo passaporti non hanno esibito almeno la minima documentazione che poteva essere un biglietto di ritorno, una prenotazione alberghiera o un invito. Lei sta male, io per questo sto qua. Vabbè, adesso allora stai tranquillo. La mujer parece consternada ante la posibilidad de no poder ver a su médico. Pero los experimentados agentes comienzan a sospechar que hay algo más. In questo caso chiediamo sempre almeno la prenotazione medica, un contatto di un medico per poter verificare se effettivamente ci stanno queste condizioni. E anche in questo caso erano carenti e non mi ha fatto credere che venissero per queste cure mediche. E non ti basta, non ti basta, signori, non ti basta. 3.000 euro non bastano per fare queste cose. Vi dovete comprare il biglietto. Non veniamo qua per fare il turista, veniamo 5 giorni. Non ci interessa, non c'è biglietto di ritorno, ragazzi. Ma non sapevo che era così. Non mi interessa. Spesso ci capita che di venire in Italia per altri motivi, i ragazzi erano in viaggio con altre intenzioni. Los jóvenes se resisten al rechazo. Pero por más que insistan, sin algo que compruebe la veracidad de su historia, no podrán ingresar al país. Se lo sapevo que serviva, lo facevo, no me costaba niente. Yo no me posso mica dar la asistencia a voi. No siamo venuti a fare il turista, per questo sto dicendo. Non c'è niente, non c'è neanche prenotazioni dell'ospedale. Che viene a fare? È una visita in medica in privato. Fammi vedere il medico dove vai. ¿Hay un apuntamiento al privado? Los jóvenes están cada vez más desesperados. Parliamo con nuestro tío, yo te spiego todo. No, yo no voy a hablar con tu tío. Tú me devi portare la documentación para poder venir anche per pochi giorni in Italia. Non ce l'hai, ¿qué devo fare io? Prego, capo, no se puede hacer esto. Para los agentes de fronteras, este es un caso cerrado. No es que estoy aquí. No sabe nada para poder entrar. Pero de pronto sucede algo que lo complica todo. Un pasajero recién llegado de Brasil ha despertado las sospechas de la policía antidrogas. ¿El biglietto l'hai comprado tú? È stato pagato da mia compagna. Me l'ha dato lei, soldi, prego. L'ha dato lei. La historia del joven resulta demasiado sospechosa y los agentes buscan a fondo para descubrir si oculta algo. Se vergogna, tanto siamo tre uomini.
Mazza, chi sei Rocco Siffredi? Oh. Che c'è là? Questi? Apri un po', apri bene. Y finalmente encuentran lo que sospechaban. Quanti, apri un po'. Quanti ce n'hai? Quanti ne hai messi? Ce n'hai altri? Hai altri? No. Una volta spogliato, chiaramente all'interno del boxer ce l'aveva tre profilattici. Che c'è qua dentro? Che c'è? Che c'è un po', che c'è? Lo dica lei. Sicuramente ne sapete qualcosa in più. Ho capito. No, qualcosa in più ne sei te qui. Uno dei classici metodi di trasporto, vecchio, che ogni tanto provano, anche se è il meno sicuro, perché potrebbe essere, diciamo, scoperto abbastanza facilmente. Posso rivestirlo? Mettete il pantalone, no? Grazie. El joven está acorralado. Grave situazione. Y todas las pruebas apuntan en su contra. Molto grave, molto grave. La situazione non è bella, per niente, per niente. Se rimetta anche le scarpe. Ahora los agentes deben corroborar qué es lo que transportaba el falso gigolo entre sus pantalones. Y todos en el recinto parecen conocer la respuesta. Esto es. Un pasajero recién llegado de Brasil ha sido interceptado por la policía. El joven asegura haber viajado para visitar a su novia. Se quisiera così freddo. Pero unos extraños paquetes ocultos entre sus piernas lo dejan bajo extrema sospecha. Esto es. Positivo a cocaína. La policía confirma lo evidente. Al verse descubierto, el joven abandona su actuación y confiesa. Raccontaci la storia, ¿no? Siamo curiosi anche noi di sapere quello che ha fatto. Volevo parlare un po' di questo lavoro che comunque non è che andava anche bene. Io per allora ci penso io a te, ti aiuto. Ti presento mia cugina che gli serve una cortesia, se te la senti di farlo, sono 1500 euro adesso e 1500 euro. Ah, sì. Io non accettato. Ha messo subito le sue colpe, perché il lavoro qui non va bene, quindi mi hanno proposto questa cosa e ci ho provato. Dice la prima volta. Siamo fatto per niente? Sì, come no? Sì, sì, sì. Siamo fatti. Ti possiamo far fare una chiamata dopo, prima di andare in carcere. Come in carcere? Che certo. La situazione? Che vuole fare? Se il traffico internazionale di sostanze stupefacenti, bene, sono abbastanza severe. Ahora los agentes determinan el peso de la droga. 410 grammi. Secondo me, consiglio che ti do è collaborare con il magistrato. Non credeva di andare in carcere, è rimasto un po' stupito quando gli abbiamo detto. La storia potrebbe avere un fondamento di verità, nel senso che non è la prima volta che persone così vengono adescate qui, invitate in Brasile dicendo ti pago il biglietto, vieni qua, facciamo la vacanza, e poi lì con le buone o con le cattive lo convince a portare la sostanza stupefacente qua in Italia. Quando viene tagliata e reinserita, rimessa sul mercato, il prodotto viene quadruplicato del peso originario. Gli renderà sul mercato una cifra abbastanza cospicua all'organizzazione criminale che introdurre sul territorio nazionale questo tipo di stupefacenti. Lejos quedaron para el joven los amores, los viajes y el carnaval. Vuoi chiamare qualcuno? Da mio padre. Dai, fa una telefonata rapida e veloce. Come va? Non fa nulla di male. Se te fai a venire in giornata a farti subito, ma io non sono qua di male. No, no, qui non può venire. Basta. Spiegagli che ti abbiamo arrestato e che vai a uccidere. E niente, no, mi hanno arrestato. Non so come se lo devo sentire, non so. Con l'avvocato. Basta. Ci stanno delle giornate dove potrà venire a trovarlo. Stai tranquillo. Non dire. Ciao, non dire. El procedimiento queda cerrado.
El joven quedará a cargo de la justicia italiana. Detto sei elettricista. Adesso controlli gli impianti elettrici dentro il carcere. Por intentar ingresar 410 gramos de cocaína al país, podría recibir una pena establecida entre los 6 y los 20 años de prisión. La policía de fronteras interceptó a una pareja albanesa que no cumple con los requisitos para su ingreso al país. No me interesa. Los jóvenes aseguran haber viajado a Italia por motivos médicos, pero por mucho que insistan, sin la documentación adecuada, no podrán ingresar. Ante la noticia, la joven se muestra completamente desbordada. Rápidamente los agentes solicitan asistencia médica. La ragazza si era anche buttata per terra, ha fatto vedere che si sentiva male, ma l'intervento successivo dei medici del pronto soccorso hanno evidenziato che non aveva patologie tali da doverla costringere a una terapia, a una cura. Respiri bene, ehi, guarda. No. Se non ce ne andiamo, Sembra che si sia confermata questo sospetto che i ragazzi erano in viaggio con altre intenzioni. Okay. Non fermare. Lentamente la joven va retomando la calma. Abbiamo episodi che alcuni passeggeri comunque gli si dà la comunicazione che non potranno entrare, paventano degli improvvisi malori che vengono sicuramente attenzionati dal pronto soccorso locale. Moltissime volte capita che questi malori non sono altro che finte, chiamiamoli immaginari. Forse un po' lo stress, un po' la paura di dover tornare indietro, non lo so. In quel caso, se qualora il medico del pronto soccorso conferma una diagnosi di cure necessarie, viene inviato al pronto soccorso, viene monitorato e se il ricovero necessita di una degenza, ovviamente il passeggero verrà ammesso sul territorio, perché ovviamente a fronte di una reale patologia si viene incontro alla situazione fisica del passeggero. La pareja lo ha dejado todo, pero aún así deberán regresar a casa. No sabemos cuánto durará esta terapia, ci ha detto il medico. Los médicos del aeropuerto los escoltarán hasta ver a la mujer tranquila y apta para tomar el próximo vuelo a casa. Al tratarse de un rechazo, los jóvenes podrán volver a Italia cuando quieran, pero deberán asegurarse de cumplir los requisitos. El sector de embarque internacional de la Terminal 3 de Fiumicino cuenta con 12 arcos y 17 cintas de seguridad, en donde se controlan a las personas prontas a abordar y sus equipajes de mano. Hello. Parla italiano. ¿Puedo abrir para un control? Deben asegurarse de que ningún objeto o sustancia peligrosa suba al avión. Now, please don't touch nothing. Ahora es el turno de una pareja que intenta viajar a Estados Unidos. Hello, Mana. Can you show me your stuff, please? Y lo que parecía una tranquila mañana no tarda en complicarse. Okay, follow me on the table. Don't worry, it's a random check, ma'am. No. For you, it's a random check. We are here. Don't worry. 30, it was too early. Don't worry. Don't worry. La mujer parece incomodarse ante la revisión de sus pertenencias. What's going on? Wait one second. I want to know what's going on.
lo que comienza a despertar sospechas. Okay, can I? Yes. Don't touch nothing, please. Look me, but don't touch. A primera vista no lleva nada extraño y con una simple prueba, la agente podrá descartar cualquier otra posibilidad. I'm coming. Wait one second. El detector de sustancias peligrosas indica que el equipaje está contaminado. Ya no. Sí, me han dado 2 veces rosso. Bene, andiamo a chiamare la polizia. El caso debe ser rápidamente derivado a la autoridad policial. Can I have your boarding pass one second and your passport, please? No, 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 don't touch me. I'm not a criminal. Un vuelo proveniente de Ámsterdam acaba de aterrizar en la Terminal 3. Y la policía se dispone a controlar la entrada de pasajeros. Documento, pasaporte, por favor. Gracias. Thank you very much. Okay. Los agentes están atentos hasta al más mínimo detalle. Firma un attimo lì, per favore. Y ante cualquier sospecha, accionan un protocolo de control. Salve, lei è già stato controllato, no? Sì. Deve attendere un attimino. Ok. Thank you. Buongiorno. Da dove arriva? Da Amsterdam. Che cosa andate a fare ad Amsterdam? A visitare amico. A un amico? Sì. La visita a un amico? È solo questo di bagaglio? Sì. Non è né altro in altri? Venga con noi, Andiamo verso l'ufficio. Segua il collega. Facciamo un controllo e poi la mandiamo via subito, va bene? C'era un ragazzo abbastanza giovane che è andato a Amsterdam, era già andato più volte in quella città e si era fermato per pochi giorni. Per questa somma di cose abbiamo deciso di per sottoporla a controllo. Ma lei ce l'ha il permesso di soggiorno? Sì. Il sospechoso è un giovane argentino residente in Italia che assegura viajar assiduamente a Holanda per visitare amici. Pero para los experimentados agentes, esto podría ser una fachada. Tanto metti el bagaglio aquí. Allora. ¿Da cuánto tiempo es que estás en Italia? 3 meses. ¿Dónde abiti a Roma? ¿Cómo se llama? Cornelia. ¿Cornelia dónde cerchi tú? Vicino. Non sai dove abiti a Roma? Non so come si dice, cerca di Cornelia. Già come l'abbiamo fermato ha dato segni di nervosismo, se si vedeva che aveva un tremore alle mani. Questa ansia ci ha fatto pensare che potesse comunque portare qualche cosa di illegale. Dove lavori? Ristorante. E lavori in regola? Sì. Lavori irregolare? No. Col contro? No, adesso no. Prima? No. Prima no. Prima sì, prima no? No. Prima mi hai detto di sì, però. No, no, però no, no, non intendi. Abbiamo qualche cosa che tu nascondi? No. No? No. Roba e... Che c'è dentro? El agente procede a corroborar los datos que el joven, cada vez más nervioso, fue aportando durante la entrevista. Y adesso vado a vedere il ristorante. Se c'è. Se non c'è. Ci ha detto di lavorare, poi effettivamente non lavorava. All'inizio ha detto che il biglietto gliel'aveva fatto il padre, poi questo non era vero perché è stato un biglietto acquistato in contanti presso un'agenzia di Amsterdam. Tuo papà ti ha comprato il biglietto aereo all'Argentina? Lo controlliamo addosso, per favore. Tiriti su. Levati il cappotto. Levalo. Tiriti. Los oficiales saben que el pasajero miente. ¿Quién te lo ha comprado el billete? No. De la Argentina. Sí. ¿Convinto? Bene. Me abre el bagaglio, por favor. Y aunque afirma no estar transportando nada ilegal. Merda. ¿Souvenir? Souvenir. Los agentes saben que no cuenta toda la verdad y continúan buscando. Todo ropa. ¿Qué hay?
Fai ancora in tempo a dire la verità, eh? En un control de rutina, los agentes de seguridad detectaron a una pareja que intentaba abordar un vuelo con un equipaje sospechoso. I'm not a criminal. El equipaje parece estar contaminado con alguna sustancia peligrosa y la policía entra inmediatamente en acción. Salve, buongiorno. Ciao, caro. Allora, la signora su un quad, quindi controllo randomico, mi ha dato due volte rosso. Glielo ho spiegato, ma non vuole ascoltare ragioni. Allora, madam, this is a random check, ok? Yes, I know. But when I put the trap inside the machine, for the machine, you have a little bit to the explosive, explosive detection. But don't worry, I need to... No, but I want to tell you something. When we were outside in the airport, there was a Chinese lady who came and touched my bag, and okay. I told him, perfect. What she's doing touching my okay. bag. Okay, perfect, okay, okay. Don't worry. Pese a los intentos de explicación de la mujer, la policía debe seguir buscando. Me ha tirado rosso, la tercera volta rosso. Yo, qua no. Los análisis confirman que efectivamente hay partículas prohibidas en el equipaje. Esta parte. En la maleta no encuentran nada extraño y para el experimentado agente puede haber una explicación. C'è una crema al mentolo, però non so, lì qualcosa alla glicerina di solito, no? Sono quelle che... Esatto. Debido a sus componentes químicos, ciertos productos de perfumería pueden generar una reacción positiva en los test. So yeah, have you got maybe touch the glycerin cream for your hands, maybe? Or... What I have touched with... Damn. Perfect. Oh, il bagaglio è pulito a livello di... For the police is okay, and for me too. It's okay? Okay. Yeah. Todo comienza a cobrar sentido. La pareja podrá continuar con su viaje. Han pasado un mal momento, pero gracias a su crema descongestiva, ya pueden respirar tranquilos. Un pasajero recién llegado de Holanda está siendo investigado por la policía judicial. Yo soy la policía y faccio le domande, tú debes responder. El joven asegura haber viajado para visitar a un amigo, pero la extraña compra de su pasaje y sus respuestas inciertas les hacen sospechar que oculta algo. Hay ancora en tiempo a dire la verdad, ¿eh? ¿Qui qué c'è? ¿Per chi? Suveni. Dove l'hai comprato? In Amsterdam. In Amsterdam tu compri il rum. E perché compri il rum in Amsterdam? Non lo so. La cosa ci è apparsa subito molto strana perché diciamo che nei casi in cui ci è capitato erano tutti personaggi che arrivavano direttamente dal Sud America o da altri posti dove il rum viene effettivamente fatto. Non mi sembra che sia un prodotto olandese. Eh? O è un prodotto olandese, rum? No. No. Tu bevi alcol? Poco. Poco. E nel momento in cui l'abbiamo tirato fuori, abbiamo preso le bottiglie, si è ancora di più agitato, ha cominciato anche a sudare un po', quindi si vedeva che era nervoso. Adesso facciamo delle prove su questi, eh? Los policías deben averiguar si el contenido de las botellas es efectivamente ron. Facciamo una prova. La verdad está a punto de develarse. Non mi pare rum a me. Tu stai portando la cocaina, questo già puzza. Si me lo vendieron así a mí. ¿Eh? No puede ser. No puede ser. Tú con esta vas en galera. Adesso vas en prisión. El joven queda oficialmente detenido. Tranquilo, ormai tanto quello che fatto è fatto, eh. ¿Cuánto te han offerto per portare questo? 3.000 euros. Pero para la policía, la investigación recién comienza. Dos botellas de producto líquido en el equipaje de mano no tendrían que haber superado los controles en el aeropuerto de salida. ¿Quién te la da?
Lo sapevi che una che era cocaina o che sapevi? Noi pensiamo che lui potrebbe avere incontrato la persona che gli ha consegnato trolley e bottiglie, oppure solo le bottiglie, all'interno della zona aeroportuale, dopo i controlli di sicurezza. Diciamo che siamo sicuri quasi al 99% di qualcuno che magari veniva da un altro paese e si sono incontrati all'interno della zona transiti. Tu ce l'hai l'avvocato? No. C'è qualcun altro di cui puoi avvisare? Nessuno. Ok. Abatido, el joven parece aceptar su destino. Ya lo había hecho muchas veces y plata fácil. Plata, plata, plata. Y es un camino fácil. Ahora los peritos se encargarán de determinar el peso neto del cargamento, mientras la policía averigua cómo y dónde accedió al envío. Por intentar ingresar un cargamento de cocaína al país, podría recibir una pena mínima de 6 años de prisión. Hace 35 años, 5 países de Europa crearon un área libre de circulación para sus ciudadanos, denominada Espacio Schengen. Hoy en día, son 26 las naciones que lo componen. La aparente facilidad del paso migratorio puede resultar una tentación para quienes buscan ingresar ilegalmente al territorio. Ahora un pasajero recién llegado de Grecia les llama la atención. El joven asegura estar recorriendo Europa en un viaje de turismo. Abbiamo individuato che è un cittadino albanese che arriva dalla Grecia. Potrei essere un turista, pertanto ho fatto tutto un giro. Perché no? Però abbiamo visto subito che non aveva il profilo del turista. Ma precedenti? L'avete fatto il nominativo? Ora no. No, no, ora lo facciamo. Il passaporto parece genuino. Pero al ingresar su nombre en la base de datos, las cosas comienzan a complicarse. Sí, un attimo, però già stiamo facendo denuncia, liberazione e dal valore. No, no me la dico. Lo sto facendo, inammissibile Schengen. Inammissibile? Dal Belgio. El sistema revela un intento previo de ingresar al territorio Schengen de manera ilegal, lo que lo hace inadmisible. You want to tell me the truth? Sin embargo, el joven ha conseguido infiltrarse clandestinamente en territorio europeo. What happened when you were in Belgium? What does this mean? I don't know. Explain me. You don't know. Perfect. El pasajero está acorralado. I come back to Albania. Elan or escorted? What? Elan as a passenger or escorted? Escorted. Ah, fantastic. And so it means you are inadmissible. It's impossible for you. It's impossible for you. Yes. To enter Schengen country. You can't. It's forbidden. It's forbidden. You know? El ingreso del joven al territorio Schengen continúa siendo un misterio. Y ahora los agentes deben descubrir cómo lo hizo y por qué. La Unidad Investigativa de Fronteras detectó a un pasajero albanés que consiguió infiltrarse ilegalmente en el territorio Schengen. What does this mean? I don't know. Explain me. Y ahora deben descubrir cómo lo hizo. No es de admisión, ¿no? La jefa de la unidad advierte un detalle en el pasaporte que podría explicarlo todo. Son todos falsos. Su questo passaporto c'erano dei timbri falsi, come se avesse fatto ingresso in Italia dallo scalo di Malpensa. Noi ce ne siamo accorti, ma le caratteristiche, le misure di sicurezza, le stelline, l'aeroplanino, ce ne siamo accorti che i timbri erano falsi. And so, do you want to tell me the truth? What? About the 3 fake stamps. I don't know. You don't know. Who put the stamp? The airport. Huh? The airport. What? The airport. Airport? In Milan? Maybe. Maybe. No, it doesn't exist. Maybe. The 3
Italian stamps are fake. Non ci sono altri timbri sul passaporto, quindi potrebbe aver passato illegalmente il confine albanese-greco, quindi l'ha superato illegalmente perché non ci sono altri timbri d'ingresso, e dalla Grecia partire verso l'Italia perché naturalmente non c'è più controllo di frontiera. You have to come back. Okay, what's the problem? I confiscated the document, what's the problem? La situación legal del joven en el territorio Schengen es cada vez más complicada. It means no Spain, no France, no Belgium, no Italy, no bla 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 bla. Ahora será expulsado a Grecia, el punto por el que ingresó de manera ilegal al territorio Schengen. Con la Grecia abbiamo un accordo di riammissione, dove mandiamo tutte le info e diciamo vi rimanderemo indietro questo passeggero perché è arrivato da voi. Questo è il suo passaporto, queste le motivazioni del respingimento, questo è il biglietto che è stato utilizzato. I take your fingerprint, I prepare a paper because we need to take your fingerprints. Okay? And the first flight you come back to Athens without passport. Ahora el joven albanés queda en manos de la justicia griega por haber ingresado al territorio Schengen de manera ilegal. Podría ser deportado o recibir una pena mínima de 3 meses en prisión. Los pasajeros que intenten volar a destinos internacionales deben presentarse en el aeropuerto 3 horas antes de su partida. Uno de los principales atractivos para la espera es la tienda del Duty Free, un verdadero Edén para los que disfrutan de ir de compras, pero también para aquellos que caen en otro tipo de tentación. Ahora la unidad de vigilancia de Italpol investiga a 2 pasajeros que intentaban dejar el duty free sin abonar sus productos. ¿Los documentos dónde están? No pay. Los 2 hombres inmediatamente intentan defender su inocencia. We are a good businessman. We didn't know that we have to pay. We are paid now. I mean, the money. No, because there's no sign. There's no sign. Sir, for the cash. Pero para los agentes no hay explicación que valga. Se han robado, punto. Dai, se lo aseguro. Los jóvenes se han llevado 4 fragancias sin pagar y ahora enfrentarán las consecuencias. ¿Qué sucede? Yeah, we have business management. This is embarrassing for us. We didn't know this. The executive officer here found on the bags, and we are just going to pay. We have enough money. 2.48. 2.48 a recultivo. Recultivo dove? Eccolo lì. Eccola là, stiamo facendo i 3 scontri di 2 canali. Ahora los pasajeros quedan en manos de la policía, que se encargará de esclarecer lo sucedido. We are businessmen, no engineers. You are businessmen. Yes, we are engineers, we have a company, and I can show you one. Acostumbrados a las más insólitas excusas, los experimentados agentes escuchan pacientemente la defensa. We have Italian friends. We can call to tell you we are decent people, like we don't steal. We wouldn't do this in our life. We haven't done this. Hasta ahora, las explicaciones resultan poco convincentes. How come, like, decent person can steal him from the airport? Y para los pasajeros, el tiempo apremia. Like our flight is 12:30. And there's no flight today, just this one. Just 11:45. La unidad de Italpol detuvo a 2 pasajeros luego de que salieran de la tienda libre de impuestos sin abonar sus productos. There's no sign. There's no sign. Sir, for the cash. Ahora permanecen detenidos en la comisaría y si no logran esclarecer los hechos, perderán algo más que su vuelo. Los jóvenes están cada vez más desesperados. I mean, it's not important if I believe or not.
Para los distraídos pasajeros, las consecuencias legales podrían ser más graves de lo previsto. El antecedente quedará asentado en los registros policiales. A partir de hoy, ambos pasajeros tendrán una causa pendiente con la justicia italiana. Pero podrán igualmente regresar a casa. No olvidarán jamás su paso por el aeropuerto de Roma. Pero más, recordarán pasar por la caja antes de abandonar una tienda comercial. Nunca se enamorado. Questi c'è un tempo di pelle latinoamericano. L'aeroporto di Fiumicino è l'aeroporto più importante d'Italia, è uno dei più importanti d'Europa e anche del mondo. Essere qui vuol dire essere in prima linea, la gratifica è quotidiana e elevatissima. No, don't touch please. My passport is there. Okay, don't worry. La squadra di sicurezza ovviamente svolge uno dei compiti più delicati all'interno dell'aeroporto. Come di riportare la documentazione per poter venire anche per pochi giorni, non ce l'hai, che devo fare? Mio cuore! Voglio un dottore! Voglio un dottore! Mio cuore! Il problema principe che affronta la sicurezza in questo aeroporto è legato al gestire l'attività del sospetto. Che c'è lì? Tutta sua, controlla un po'. Se chi sei, Rocco Siffredi? Se qui si commette un errore, l'errore si ripercuoterà sulla sicurezza dell'intero continente. Quindi la nostra attività è ancora più consapevole e richiede una professionalità e una coscienza ancora maggiore nella nostra attività. Positiva cocaina. Cosa devo dire? Non credo. Per me è vino. Oltre alla grande esperienza e professionalità dei poliziotti che sono incaricati di svolgere questa attività, la nostra capacità si fonda soprattutto sull'analisi e da qui poi parte tutta la nostra attività di ricerca. It's impossible for you, yes, to enter Schengen country. You can't, it's forbidden. Ah, okay. For me it's the same. RIF è diretta da un ispettore superiore sostituto commissario, la dottoressa Giada Crivella, che è considerata uno dei massimi esperti in falso documentale nel nostro paese. A sua disposizione del personale col quale quotidianamente procede a verificare la presenza di persone sospette per le quali quindi viene attivata un'attività investigativa, e questo anche rifacendosi a quella che è l'analisi del rischio e il profiling di quelle che possono essere persone pericolose. In questo sono davvero imbattibili e sono l'orgoglio di tutto l'ufficio. Io sono la polizia e faccio le domande, tu devi rispondere. Poi abbiamo l'attività legata al settore della polizia giudiziaria e della sicurezza. Si occupano delle investigazioni, si occupano di procedere all'esecuzione di arresti e delle altre varie misure adottate dall'autorità giudiziaria o dai settori investigativi della Polizia di Stato. E perché compri rum in Amsterdam? Non lo so. È un prodotto olandese, rum? No. Siamo quotidianamente in confrontarci con questo, per questo l'aggiornamento deve essere costante e continuo, il confronto permanente e i contatti con le altre polizie di frontiera degli altri paesi permette di raggiungere eccellenti risultati.